Ciao ragazzi, sono un po' emozionata a girare il video di oggi per due motivi. Uno, testeremo insieme la nuova, anzi le nuove palette di Jaclyn Hill e non vedo l'ora. Due, voglio fare un annuncio. Nel video, mi sembra, mi preparo con voi, vi avevo annunciato che volevo iniziare a fare delle live ogni tanto. Intanto mi avete scritto, sì, wow, io sono un po' terrorizzata nel farle. Non perché mi vergogno a parlare in live, sì, sicuramente sarà super emozionante, magari riusciamo anche a chiacchierare, ad interagire un pochino, la cosa mi piace tantissimo, ma ho tipo paura che faccio la live e sono solo io, non c'è nessuno a guardarla. Comunque, giovedì 30 agosto alle 9 di sera farò la mia prima live qui su YouTube. Ah! Aiuto! Quindi se vi fa piacere chiacchierare con me, magari mi potete chiedere, non lo so, delle cose, insomma, io vi rispondo in diretta. Mettete la sveglia per giovedì 30 agosto alle 9 di sera e insomma ci chiacchiereremo, ci incontreremo, insomma, così ho detto insomma troppe volte, ma sono un po' emozionata. Chiacchiereremo un po' virtualmente e spero che la cosa vi piaccia. Fatemi sapere se può essere interessante, se ci sarete, se il giorno proprio non vi piace. Volevo farlo nel weekend, però ho detto ancora estate, magari se lo faccio tipo sabato alle 9 di sera non ci sarà nessuno. Quindi fatemi sapere anche quali possono essere le vostre preferenze, se è meglio mezza la settimana di sera, se è meglio pomeriggio, se è meglio nel weekend. Ve lo chiederò anche nella live, però se a me la cosa piace tantissimo, se piace anche a voi, ogni tanto posso fare delle live. Iniziamo con il video di oggi, prendo le mie forbici e apro il pacchettino. Ah, e un'altra cosa che volevo dirvi, scusatemi se in realtà voi vedete il video di venerdì, non sono riuscita a metterlo di giovedì, perdonatemi, scusatemi, ma cioè, voglio cercare comunque di fare tre video a settimana e quindi vedrete il video oggi che è venerdì e domani come al solito che è sabato. Se riesco lo metto all'una e mezza, se non riesco lo vedrete un pelino più tardi, però lo vedrete, promesso. Ho fatto l'ordine sul sito di Morphe perché volevo assolutamente prendere le nuove palette di Jaclyn Hill. Me lo chiederete in tantissimi. Morphe prima spediva solo dall'America sul sito ufficiale, adesso se andate sul sito di Morphe scegliete il paese dove abitate, Canada, America, Australia, non mi ricordo, comunque ci sono tutte, mettete Europa. E Morphe spedisce direttamente dall'Europa senza dogana, quindi tutto quello che acquistate ha il prezzo in euro e non risente della dogana. Non ho preso soltanto le palettine. Ah, sono bellissime! Cioè, sono bellissime, si vedono solo così, ma sono troppo emozionata perché sapete quanto io ami cioè, l'altra palette di Jaclyn Hill, secondo me, è una di quelle cose che tutti dovrebbero avere. È super mega universale per creare qualsiasi tipo di look. E quindi sono super emozionata di vedere anche queste altre palette. Prima di tutto, però, vi faccio vedere le altre cosine che ho preso. Ho preso la spugnetta che si chiama Highlight and Contour, cioè la beauty sponge, quella normale. Questa qui mi piace tantissimo per applicare il correttore perché è più densa rispetto a quella di Real Techniques e mi piace di più, trovo che applichi il correttore in modo più coprente. Cioè, applicando lo stesso correttore con le due spugnette, mi sembra che con questa mi dia un pelo più di coprenza, quindi uso questa qui. Poi ho preso un lip gloss nel colore Boho. Ho detto malissimo, Boho. E sono curiosissima di provarli perché sapete, c'è tutta la colla sopra. Sapete che sono andata in fissa con i gloss. Il packaging è bellissimo. Morphe sta diventando un brand super spaziale. Voglio subito mettere questo gloss e vedere che fa. Oh, è carinissimo! Super carino. L'applicatore non mi fa impazzire, non è dei miei preferiti. Però chi se ne frega, cioè, l'importante è che il gloss sia bello. Sì, mi sembra super carino. Non appiccica, è proprio una cosa minima, minima. A me una cosa che dà fastidio sono i gloss super mega appiccicosi, quelli che fanno i filamenti al centro, quelli non mi piacciono. Questo mi sembra carino, poi ho già il rossetto sotto. Se volete sapere quali sono le altre cose che indosso sul viso, guardate l'info box perché come al solito ve lo scrivo qui sotto. Lo ripeto in ogni video perché tanto qualcuno me lo chiede sempre nei commenti. L'altra cosa che ho preso è un rossetto liquido che si chiama Liquid Lip Lipstick normale, chissà che nome pensavo avesse, nel colore Morphe.
Sì, nel colore Morphe, che dovrebbe essere un bellissimo rosso. Mi pare che non avessi selezionato questo colore, però questo qui, anzi lo metto subito sulla mano perché sono curiosa. Questo è l'applicatore, quello classico. Wow, davvero bellissimo. Forse dopo proveremo anche questo. Guardate che bel rosso. Wow, stupendo. Allora, questo sarà un video un po' così, cioè tipo vedrete me che scarto le cose e le provo come capita, come farei magari a telecamera spenta e... Oh mio Dio! Non vedo l'ora. Sono troppo emozionata perché so già che mi piaceranno, non so perché. Vi dico anche i prezzi così non ci sbagliamo. No, non ci sono i prezzi. No, volevo dirvi i prezzi, non ci sono. Comunque, vi lascio il link qui sotto così lo andate direttamente a vedere. Queste palette sono 4 nel box, ma potete acquistarle anche singolarmente. Mi sembra che il box costi intorno ai 55 euro, qualcosa del genere. E singole le palette costino 17. Iniziamo a tirarle fuori. Iniziamo da questa qui. Ring di Alarm. Oh! Oh no, subito casini faccio. Oh mio Dio, ragazzi, è stupenda. Che dite, ci infilo un po' le dita dentro? Sì, facciamolo. Sono morbidissimi. Cioè, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando, sì. Questa diventerà tipo una delle mie palette preferite di tutti i tempi. Oh mio, cioè, ragazzi, sto appena sfiorando la mia mano. Non sto andando lì, tipo, dov'è il viola? Non sto andando lì... Sto veramente appena appena sfiorando la mano. Sono troppo contenta. Aspettate che prendo una salvietta. Andiamo con la prossima, Bling Boss. Allora, non voglio prima levare il coso dentro, che poi in realtà la cosa bella è che io so già come sono fatte dentro, però poi vederle proprio di persona è un'altra cosa. Il packaging è fantastico, cioè hanno fatto un lavoro pazzesco. Ve la apro prima a voi, che ne dite? Adesso la giro. Oh mio Dio, sono stupende. Questo colore mi attrae e questo anche. Oh mio Dio. Cioè, questo colore è pazzesco, cavolo. Oh mio Dio. Cioè, allora, aspettate, fatemele aprire tutte e poi magari ci spalmiamo qualcosa sugli occhi. Non devo dire niente. Cioè, sono bellissime, cavolo. Questa invece è Dark... l'altra era Armed and Gorgeous. Sempre questa parola che non riesco a dire, la infilano dappertutto. Questa invece è Dark Magic. Stupenda, bellissima. Questa sarà quella che utilizzerò di meno di tutti, ne sono sicura. Però infiliamoci le dita allo stesso. Scusate, state guardando questo verde. Io sono stupita, ragazzi. Direi che per provare più ombretti possibili potremmo tipo mettere colori diversi sui diversi occhi. Potrebbe essere un'idea. Allora, prendo questa qui. Questo rosso è stupendo. Allora, questo colore qui che si chiama Hush Hush. Cosa carinissima, hanno messo anche i nomi qui sotto le cialdine. Per fortuna. Boom! Si sfuma da Dio. Aspettate che zoom un po', sennò giustamente non vedete niente. Cioè, io ho fatto questo. Ho tipo preso così l'ombretto appena appena, battiamo l'eccesso, applicato e fa tutto il lavoro da solo perché si sfuma davvero benissimo. Wow! Complimenti! Diciamo che non ho in mente un look preciso, andiamo avanti ad applicarli e vediamo che cosa esce fuori. Voglio provare questo colore qui, che è Ballsy, credo si dica, perdonatemi se sbaglio qualche pronuncia. Con un pennello piatto lo voglio mettere, anzi lo metto direttamente con il dito. Bellissimo, ragazzi. Hanno fatto davvero un lavoro eccezionale con questi ombretti. Prendiamo Rockstar, che è questo colore qui, e lo mettiamo nella piega dell'occhio. Sto utilizzando un pennello abbastanza, cioè più compatto del precedente. Guardate quanto scrivono! Cioè, io lo dico, vi avviso, mi vedrete usare solo questi ombretti da adesso in poi.
Se andate a guardare nell'info box vedrete sempre Jaclyn Hill, Vault... Ah, non vi ho detto neanche come si chiamano. Si chiamano The Vault. Mi pare che si chiama tipo The Vault Collection sul sito, qualcosa del genere. Comunque, facilmente trovabili inserendo il suo nome. Wow. Mi sentirete dire questa parola per tutto il video, ma non so che cos'altro dire perché non... cioè, sono stupendi. Adesso prendo il pennello picciolino e provo ad applicare questo colore qui nell'angolino interno dell'occhio. Vediamo che cosa succede. Io ve lo dico, non uscirà un look super figo e curato. Questo è più mi spiaccico tutti i colori in faccia e vediamo che cosa succede. Non c'è un'idea precisa o non devo uscirci o... non sto 6 ore a guardare se è perfetto perché voglio solo provare quanti più colori possibili. Dall'altra parte invece mettiamo... mettiamo il giallo. Vediamo che cosa succede. Visto che sulla mia carnagione chiara non è che sia proprio il massimo. Però come colore di transizione è carino, se volete. Tipo una sfumatura che va verso un giallo arancione. Perché in realtà vedo che così applicato... non è tipo proprio giallo canarino, ha comunque un... è tipo giallo girasole. Cambio pennello, avevo visto un arancione, eccolo, Alert, questo colore qui. Io vi farei vedere il casino che ho in questo momento davanti a me. Tutto aperto, tutto incasinato, porca miseria. Allora, da quest'altra parte proviamo questo bellissimo oro qui, che è molto molto giallo. È molto molto scrivente. Wow, oh mio Dio. Allora, io credo che non ci sarà nessun essere umano che possa dire che queste palette facciano schifo, perché sono qualcosa di eccezionale. Cioè, già così provandole la prima volta, quindi figuratevi magari testandole ancora meglio e capendo come si usano... cioè, come utilizzarli, come sfruttarli al meglio. Non credo sia possibile dire che questi ombretti siano brutti, si sfumino male o non siano pigmentati, perché tutti quelli che ho preso fino adesso fanno benissimo il loro lavoro. Prendiamo un pizzico di questo qui, che è Secret. Voglio provare anche il bianco VIP, questo qui, vedere se è super... super bianco. È tipo un bianco... bianco Frozen. Bianco Regina delle Nevi. Guardate. Sto pasticciando come una bambina in questo video. Penso che in tanti avrete già chiuso in questo momento. Proviamo Gem. Questo qui, nella parte inferiore di qua. Non lo metterei mai se dovessi uscire abbinato a questo trucco, però voglio provarlo. Cioè, che devo dire, ragazzi? Sarò monotona, però si vede già così. Cioè, quanto è difficile che un viola così elettrico sia così scrivente applicato con un pennello morbido quasi da sfumatura. È tipo impossibile. I viola o questi colori così sgargianti dovete andarli a pressare, poi sfumarli, poi ripressarli. Questo è tipo wow. Invece da quest'altra parte pulisco un po' sempre lo stesso pennello. Voglio provare questo colore qui che è Busted. Questi blu sono sempre un po' difficili da fare. Anche nella palette, come si chiama, Androgyny di Jeffree Star c'è un blu del genere, ma non mi fa impazzire perché è molto gessoso e un po' polveroso. Non devo dire niente, parla da solo. Diamo un senso a questo trucco per renderlo... tipo un po' meno da pagliaccio. Prendo Mojo o Moho, non so se aveva in mente tipo una roba mojito o qualcosa del genere, o non so a che cosa si ispira il nome, non me lo ricordo. Lo mettiamo un po' all'attaccatura delle ciglia. Facciamo la stessa cosa di qua con questo nero che è Temptress e non sono sicura sia proprio nero nero. Sembra quasi una specie di blu scurissimo che ha dei micro glitterini all'interno. No, applicato è nero. Metto un filo di mascara per completare questo bellissimo look. E poi voglio provare anche il rossetto liquido, così tanto per essere meno pagliaccio in questo video. Ok, proviamo questo rossetto liquido che si abbina benissimo al nostro look degli occhi.
E vediamo. Il rossetto ha un colore bellissimo. Ora non posso dirvi che cosa ne penso, sento che si sta asciugando, però ovviamente devo portarlo tante ore e testarlo diversi giorni per dirvi se la formulazione mi piace o meno. Il gloss sembra carino, gloss sono gloss, non è che possiamo aspettarci troppo da un gloss. Qual è la mia primissima impressione su queste bellissime palette? Già ve l'ho detto. Packaging fantastico, selezione colore fantastica, mi piace tantissimo. Che cosa vi consiglio di fare? Di prenderle tutte o di prenderne una? Se siete delle malate di trucco tipo me, prendetele tutte, fidatevi, sono stupende. Se invece siete delle persone che si truccano sempre allo stesso modo, sempre sulle stesse tonalità, ovviamente se vi piacciono gli arancioni non ha senso prendere una cosa del genere, cioè prendete la palette che magari una roba del genere che sapete utilizzate. Queste sono delle primissime impressioni, ovviamente le testerò meglio, vi farò sapere in altri video. Fatemi sapere se volete vedere oltre a questo video una recensione dettagliata con tutti gli swatches. Se vi interessa ovviamente datemi un po' di tempo per testarle, non è che posso provarle una volta e dirvi sì sono bellissime, no, datemi un po' di tempo per testarle, per vedere se durano gli ombretti nell'arco della giornata, se non so, succede qualcosa di strano e vi faccio la recensione. Fatemi sapere se volete vedere anche dei tutorial con queste palette. Magari posso fare un tutorial per ogni palette, posso fare un tutorial con tutti gli ombretti mischiati, insomma, come al solito ditemi che cosa volete vedere qui sotto nei commenti. Come prima impressione mi sembrano davvero delle palette stupende, sono contentissima di averle prese. Mi piace molto anche il packaging sottile di cartone, io adoro il packaging delle palette in cartone, non mi piacciono quelle rigide. Queste attutiscono meglio gli urti, si portano meglio in valigia, si spostano meglio, anche se cadono rischiano meno di rompersi. Mi piace tantissimo che abbiano dato anche una scatola del genere per chi acquista tutte e quattro le palette, così si può mettere lì sulla scrivania, sul vanity dove vi truccate, insomma, e avere tutte le palette in ordine. Mi piace tantissimo il fatto che all'interno, cioè che non sia un'altra palette gigante ma siano suddivisi per colori vari ombretti. Mi piace anche il fatto che ci sia uno specchio in ogni palette, lo trovo molto comodo se siete in viaggio, se vi piace truccarvi con lo specchiettino qui. È uno specchio di ottima qualità, cosa che sembra una stupidaggine ma non è da sottovalutare, perché in alcune palette, anche molto più costose, trovate degli specchietti che in realtà riflettono male. Questo è davvero davvero un bello specchio. Vi consiglio di prenderle, per il momento sì, come vi ho detto datemi un attimo di tempo per testarle e poi vi dico esattamente che cosa ne penso e se c'è qualche ombretto qui dentro che magari non mi fa impazzire. Per il momento è tutto, se il video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia più che altro perché mi sono pasticciata come una bambina di 2 anni con i trucchi della mamma, lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come al solito vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Mua! Ciao!